Parte con il piede giusto la Pianese targata Stosa stagione sportiva 2023-24. Nella prima amichevole disputata allo stadio Mario Maccari di Chianciano Terme il 2 agosto, le zebrette si sono imposte per un 4-0 contro l'Aquila Montevarchi. Una gara gagliarda dove la squadra bianconera ha dominato per gran parte della partita. A fare la differenza certamente le individualità, ma a giudicare da quanto visto la coppia offensiva Kouko-Silla farà davvero divertire i tifosi bianconeri. Le marcature sono tutte nel secondo tempo. Il vantaggio è arrivato dopo 5 minuti, in gol è andato il riconfermato Kouko. Alla mezz'ora della ripresa è stata la volta del raddoppio, in gol il neoacquisto Silla in arrivo dal Città di Castello. Dopo 4 minuti un assist sempre di Silla e arriva il 3-0 di Picchianti. Il poker bianconero porta la firma di Silla nella sua doppietta personale al 37esimo. È inutile dire che si è trattato ovviamente di una gara di prove tecniche, un allenamento congiunto, dove i tecnici sono chiamati a valutare le individualità, non certo ancora il gioco di squadra, una amalgama tutta da costruire e che spesso è la vera carta vincente di un campionato. In sintesi possiamo però dire che la Pianese sembra convinta, mentre l'Aquila Montevarchi, retrocessa dalla Serie C, deve ancora costruire la nuova identità. Buon pubblico sugli spalti, tra loro un nutrito gruppo di sostenitori dell'Aquila ed il presidentissimo Maurizio Sani, la cui passione non va certo in vacanza. Prossimo impegno, sempre Chianciano Terme, mercoledì 9 agosto contro il Follonica. Intanto continua anche il lavoro ben strutturato del settore giovanile della Pianese, dopo il rinnovo dell'accordo con la S Roma, che consente una formazione costante e professionale per una crescita di tutto il settore giovanile bianconero.